E-Gay Sports. It's in the gay. E continuiamo il viaggio in questa carriera, ragazzi, sta squadra di scappati di casa. Mi sono accorto che abbiamo solo due portieri in squadra. Quindi, ragazzi, bisogna comprare un portiere assolutamente. E quindi andremo ovviamente a chiedere alla ruota. Dove andiamo a pescare il portiere? Ah, le Eredivisie, perfetto. Oggi si farà trovare un portiere più forte di 72 che il nostro, Beh, se lo va a pescare al Cambuur, di certo, non ti aspettare granché. Dato che Minnema mi pare un bidonaccio assurdo, 740.000 di clausola, punto Roberto Franco, così, ad occhi chiusi. Dritto, 2 milioni, così, mi butto. Non so quanto guadagni, non so il suo obbligo, non so niente. O al massimo lo rivendiamo, Chiede 700 al mese, quindi mi sa che non è fortissimo. Lo so che la società mi odierà per questo. 69, beh, vi dirò, potrebbe ipoteticamente fare il titolare. 18 anni e 69, però diventa forte. Quindi io mi fiderei anche di lui, sapete? Chiedono solo anche. Ah, cagare, vai. Campionato contro l'Utrecht, simuliamo. 2-2, Andrija Zevic e Joaquin. E ora comincia a missa la serie di pareggi. Candela intanto è ufficialmente terzino sinistro. Dai, è così. Ancora sola anche. Ma chi se lo incula? Nazionale Ungheria. A me non parlo in inglese, ma rifiuto lo stesso. Fuori casa contro l'Excelsior, ho un po' di paura. Ma cioè, ma allora, cioè, tutte con lo stampino le fate le partite. Parte 7 tiri a 3, 2 a 2, cioè, in linea con tutto ciò che è sto gioco. Cioè, però così mi vuoi far arrivare fuori dalla zona Europa per forza. Cioè, adesso mi tocca vincere la Conference League per giocare Europa League. Sì, l'unico difensore che c'ho te lo vendo, ma va a cagare, vai. Oh, finalmente qualcuno che si incula Sanders, che bello. E le divise in casa col Feyenoord, dai, regalatemi una gioia. Terzo pareggio di fila. Dai, ma davvero, ragazzi. Cioè, ma non si può andare avanti così. Non è possibile. Sanders ha lasciato la squadra, quindi ricominceremo con la ricerca dei centrocampisti la prossima sessione di mercato. In casa con la Z in coppa. Oh, prestito di Sciala. Ah, sì. A parte, vi volevo dire che l'ho promosso in prima squadra. Però, col dito di scatto io non ti do veramente niente. E ora in casa con la Z in Coppa d'Olanda. E veniamo sbattuti fuori. Incredibile, però bella ribalta. Incredibile, attenzione. Siamo in semifinale. Devo vendere Rosolek, che palle, no, non te lo vendo lui. Il portiere Floris Jacobs, 9, poi al Feyenoord, capirete. La dirigenza ci odia nonostante stiamo facendo qualcosa di abbastanza onesto dal punto di vista lavorativo. Un COC65 abbiamo trovato. Rosario Guerra, prima squadra subito. Mena, ma te ne vai, che palle. Non se ne va sto stronzo. E attenzione perché questo può dare fastidio a Colwill, Nijmegen, una vittoria, ale! Ce l'abbiamo fatta! Ajax in campionato. Scontro fondamentale che veremo piallati sicuro. Guardate che squadra che c'hanno. Con 6 Sau hanno preso pure. E appunto. L'avevamo anche ripresa. E come sempre, prendiamo il gol della sconfitta nel finale. Vabbè. Andiamo a giocarcela in Conference League. Che coppa di merda. Gestione squadra, allora voglio fare qualche modifichina. Intanto formo Sandrini e lo porto titolare. Voglio Jacobs e voglio Guerra. Però Peters e Andrija Zevic ovviamente me li porto in panchina. Direi che può andare, dai. Minchia, che stadio c'hanno? Minchia, cioè, lo stadio di Kiev c'hanno, è enorme, l'Olimpico. Vabbè, questo stadio ci ha portato sfiga perché è quello dove abbiamo pareggiato con la Lazio. Non dimentico. Jacobs, Guerra, Formo Sandrigno, R. Oh, ma io penso ci sia un bug a sto punto perché tutti i gol di lì sbagliati. Brobbey, Guerra, Guerra. Shelton. Jacobs, colpo di testa sul, non sul palo, ma quasi. Se c'è la difensione ci sarebbe stato sicuramente il palo. Jacobs. Jacobs. Sì, che cagata, ragazzi. Prendiamo il gol del 1-0 adesso. Prendiamo il gol del 1. L'unico gol che potevamo fare è quel solito tiro in diagonale che non entra mai.
Che culo. E ovviamente non evita il calcio d'angolo. Non lo evita il calcio d'angolo. Bravissimo. Brobbey. È regolare Formo Sandrigno, è regolare. Formo Sandrigno, andiamo. 1-0. Ragazzi, una sudata assurda, gente. Pazzesco, è pazzesco. Madonna mia. Madonna. Un contropiede su un potenziale gol loro. Ecco il gol e buh. Cioè lascia la palla lì, non ti dà neanche il tempo di andarla a prendere, che l'hanno già presa loro. Cos'è? Cos'è successo? Ma perché a me queste cose non capitano mai? Guerra la mette dentro per Brobbey, 2-0. Andiamo così. Assist del ragazzo della primavera. Assist d'oro. Sinistro Franco. Perché il bello è che non puoi neanche intervenire più di tanto, perché sennò poi gli dà rigore. Tindle per Brobbey. Oh, ha visto Guerra. Questo è un gol assurdo. Questo è un gol bellissimo. Questo è uno dei gol più belli che abbia mai segnato. Ha alzato la manina, passaggio filtrante, stop e tiro al volo. Questo è un gol assurdo. Uno dei gol più belli che abbia mai fatto. Poi il palo gol che condisce tutto quanto. A questo punto quitto, 80esimo. Ovviamente si è preso gol. Pareva strano, no? In casa con la Z simuliamo un'altra sconfitta. Certo, certo, un'altra partita dove prendiamo il gol della vittoria loro nel finale, certo, certo. Ritorno contro l'Antalyaspor. Io simulo, ma fammela andare bene. Perfetto. Brobbey e Solanke. Andiamo agli ottavi. Mo quinti in campionato, cioè, ma che gioco del cazzo. Eravamo terzi, quasi secondi. In Conference League siamo contro l'Anderlecht. Attenzione perché è una bella squadra. Goal di Eagles in casa, 2-0. Joaquin Andrasievic è in finale, a posto. E ora qua rodo il culo perché siamo contro il PSV, ma la squadra è stanchissima e quindi rischiamo di andare fuori in semifinale. PSV Vanide, stanchissimi, stanchissimi ragazzi. Simulazione 3-2. Altro gol nel finale. Siamo fuori dalla Coppa d'Olanda. Avremmo avuto la finale con l'Ajax e invece nessuna finale con l'Ajax. Dobbiamo sperare nella Conference League. Volendam Vanide, altra gara di campionato, 4-1. Candela e 3 gol di Solanke. Vanide Anderlecht. Vediamo che cambi posso fare. Baran, Formo Sandrigno per Brobbey. Jacobs, Guerra, Colwill. E basta così. Solanke ha toccato un 80, è arrivato che era un 75, insomma. Cresciuto parecchio. A prima in casa, vediamo di fare bella figura. Formo Sandrigno, Guerra. Solanke, il sinistro potentissimo. Fuori gioco. Già, non so perché, però vabbè. Non voglio sapere. Non voglio veramente sapere. Ancora lui. E giustamente questa volta, che era regolare, c'è l'intervento del portiere. Guerra, sinistro, altra parata di Montero. Già 2-0 dovevamo stare. Colpo di testa, Franco. Quarto calcio d'angolo di fila. Candela vede Formo Sandrigno. Formo Sandrigno. L'apre il brasiliano. 1-0 per il Vanide. Bell'assist di Candela. Del nazionale nostro, dell'italiano Candela. Formo Sandrigno la chiama, l'allunga e la mette in rete. Guerra. Guerra dentro. Formo Sandrigno. Formo Sandrigno is on fire.
2-0, assist di Guerra che alta prima ha fatto gol. Adesso ha messo un assist niente male, anzi stavo già per mettere prima, l'hanno intercettato e allora l'ha rimesso e ci portiamo a casa il 2-0, ancora il brasiliano. Simon, ma hanno scavallato, ma hanno... Raga, però, cioè, sono inciampati uno con l'altro, ma dai, i miei giocatori. Buona dentro per Formo Sandrigno. E vai con la tripletta del brasiliano. Ragazzi, oggi è implacabile sto figliolo. 3-0. E adesso quinto. Massimo 3-1 ti concedo, appunto. Nel finale si prende sempre gol. In casa contro l'Erinven. 0-0, hanno anche sbagliato rigore, se no si riprendeva gol nel finale. Anderlecht Vanide, io mi fido di voi. Mi fido di voi. 2-2, va benissimo, abbiamo fatto noi gol nel finale questa volta. Solo anche Brobbey, siamo ai quarti. Mo c'è da vedere contro chi. Il Celtic ha fatto 7-0 col Panathinaikos. Perché c'è la Juve e l'Ajax in conferenza? Vabbè, la Juve in Conference League sì. Quindi hanno dato una penalizzazione anche nel gioco. Vitesse e Renven, attenzione che hanno 33 punti questi qua, non sono messi male in classifica. Oh, torniamo a vincere, sono anche Brobbey, attacco d'oro. Vanide, fortuna Sittard. Tutta la squadra riposata, non avete scuse. Altro gol preso nel finale, ragazzi, siete veramente imbarazzanti. È capace che arriviamo più in giù in classifica dell'anno scorso. E la squadra è la stessa, se non rinforzata. Vinto premio allenatore, abbiamo fatto schifo. Siamo contro il Reims, squadra tosta, francese. Andiamo, la prima trasferta. Certo, c'hanno tutti lo stesso stadio le squadre straniere, soprattutto le francesi. O questo o il World Stadium. Terrier Franco, che culo. Candela. Robby. Andriasevic Rossi. Andriasevic, Robby. Destro ancora Rossi. Ancora angolo. Attenzione a Brobbey. Esce Rossi. Li stiamo prendendo a pallate, raga. Brobbey. Solanke. Andriasevic. Si è spostato prima. Questi qua primo tiro fanno gol, me lo sento. Ah no, da Macro. Non era per... ma per... cioè, sono partiti in due, no? Io ho premuto L1 e triangolo, e che succede? Ovviamente... la dà a quello che non gliela deve dare! Prendono la palla e fanno gol! Sempre così, ragazzi, quando vedi un errore che è veramente grossolano, perché è un errore che tu non faresti mai di tua spontanea volontà, anzi, manco sbagliando farei quell'errore lì, sai già che non solo perdi palla, ma prendi pure gol! Con quei tiri in diagonale che a me non fa mai entrare. Ragazzi, ma cioè, ma ditemi voi, cioè, vabbè. Io sono veramente sempre più schifato. 4-2. 4 tiri, neanche un gol. Joaquin. Incredibile, abbiamo fatto gol. Incredibile, signore, abbiamo fatto gol. Incredibile. Dopo che dovevamo averne già fatti tipo 4, ce l'abbiamo fatta. Andriasevic. Brobbey. Joaquin. La para, ragazzi. No, cos'è sta roba? Ma guarda dove passa la palla! E ovviamente ce l'hanno di nuovo loro, eh. Guarda il terzino. Non guarda il terzino. Va bene. Non era per Brobbey! Mi ha fatto perdere un'occasione, mi trovo davanti il portiere da solo.
Prenditi dal cazzo! Cioè, ci si è messo il compagno anche a rompere il cazzo! Non basta gli avversari, anche i compagni! Adeli, che manovra lenta! E ovviamente... Chi ti ha detto di battere, fra? Chi gli ha detto di battere? Va bene, 1-1. 8 tiri a 5, partita che andava... Andavano demoliti queste, andavano demoliti! Invece no, solo pareggi in Europa. Indovinate, abbiamo il PSV. Simulazione, 2-2. Erano anche in 10 loro. Adesso ve la metto nel culo io. Io voglio guerra. E voglio anche Formo Sandrigno. Vai, il kick of glitch e il gol della merda! Il kick of glitch e col gol della merda! Ma dai! Ma che divertimento c'è a giocare un gioco così? Ma io non, cioè, boh, non c'ho parole. Ma che divertimento, cioè, spiegatemi dov'è il divertimento a fare una cosa così. Che tanto la palla non la prendi, perché tanto tu giocatori li puoi muovere come cazzo ti pare. La palla non la prendi, non te la fanno vedere finché non fanno gol. Non te la fanno vedere, manco l'ombra ti fanno vedere la palla. E ancora in svantaggio. Peters dentro. Ma cioè, ma avete visto? Difensori che rientrano, anticipano in corsa. Io rimango sempre più schifato da cos'è questo gioco. Ecco, una palla che non era mai nella vita per lui. Cioè, basta di farci pagare il marchio, basta di farci pagare licenze, basta di farci pagare un gioco così. Ma fatelo free to play, perché forse questo è l'unico modo perché abbia un senso. Fatelo free to play, per favore. Un'altra parata. Sto Rossi, ragazzi, non, che non si sa chi cazzo sia sto portiere. Guarda, vai, 2-0. Addio Conference League, ragazzi. Addio Conference League. È stato bello così, contro l'Anderlecht. Bastava pareggiare contro l'Helsinki, avete perso. Bastava vincere contro Borussia Mönchengladbach, avete pareggiato. Vi siete fatti rimontare dalla Lazio. Adesso questo tale chiamato Rossi sta parando di tutto. E io non so veramente cosa dirvi. Non so, cioè, io sono veramente totalmente impotente davanti a tutto ciò. Io non posso fare niente, io sono schiavo di questo gioco, sono. Joaquin, 2-2. Poteva essere un 2-0 tranquillo, tranquillo. Meno male che non c'è regola dei gol in trasferta, meno male. Non c'è bisogno, non c'è bisogno, perché questi ragazzi vincono, questi passano. Brobe, campo aperto, fischia, c'erano due difensori, andava in porta. Già avete capito perché io sono schiavo di questo gioco. Oh, oh! E sempre questo tiro in diagonale che non va. Ah, l'ha pure presa. Vabbè, ma questa storia è dell'assurdo, però. Bacchera ha fatto un intervento assurdo. Andavano in porta questi. Questo non è fuorigioco, non è fuorigioco, Joaquin. Godo, succhiatemi prepotentemente le palle. Oh, una rimonta fatta a modo. Che deve ancora finire, eh. Colwill per guerra. Peters. Niente, non li fa entrare, raga. Non li fa entrare. Ci prendo sempre gol, ma non ce lo faccio mai. Brobbey, chiudila. Godo! Ste merde belghe. Sti pisciatori del cazzo. Ste merdacce. Vi siete presi quello che vi meritavate, ovvero essere distrutti. Eccolo!
Ma rimessa laterale, non tocchi palla, palla che va di qui, va di là, giro delle sette chiese e poi finisce in porta. Vamos Sandrigno. Peters, godo, 5-3, godo, andiamo avanti, va. Sì, vabbè, ma allora che gioco del cazzo, però! Va bene, stiamo vincendo, però non ha senso così, cioè... Ste partite pilotate, ragazzi, fanno una rabbia, ma una rabbia... Dentro, 6-4, cioè... 4 gol negli ultimi 5 minuti di gioco. Ora voi spiegatemi se questo gioco vale 80 euro quello che ci fanno pagare. 4 tiri in porta nel finale, 4 gol, 2 da una parte e 2 dall'altra. Cioè, dite... Ma così non ha più senso. Cioè, lo snaturalizzi il calcio così. Adesso chiunque becchiamo avremo un bel cazzo in culo. Io spero di beccare la Dinamo Zagabria, ma la vedo dura. Vanide e Cambur, cazzo, sono quasi la metà dei nostri punti. E vincetela, no? 3-1. 2 Brobby e 1 Joaquin. Siamo quarti, giusti giusti per l'Europa League. Siamo contro il Newcastle in semifinale, ci distruggono. Comunque, Sparta Rotterdam. 2-0. Candela e Brobby. Oh, attenzione, Solinas in prestito per 2 anni, forse. Ok, stipendio va bene. Qualcuno che se lo prende. Poi vediamo se viene finalizzato o no.